Salve a tutti amici cinefili e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Fuori Casa Cose Appena Viste. Sono qui al Sisto come sempre, che se ne dica, e ho appena visto in sala 7 Letterface dei due registi francesi Bustillo e Maury, che avevano già, insomma, si erano già cimentati con l'horror estremo qualche tempo fa. Sono due esponenti di questa nuova ondata, chiamiamola così, dell'horror francese, che ormai da parecchi anni, horror francese da parecchi anni, ci sta regalando film interessantissimi, che non solo riescono a riscrivere e a declinare in modo nuovo le regole del genere horror, ma riescono anche a scrollarsi di dosso tutto quello che gli anni 90 di negativo avevano iniettato in questo genere, in termini di citazionismo gratuito, in termini di parodia, ironia e di, diciamo così, di desaturazione e impoverimento anche di certi approcci, di certi aspetti tipici dell'horror invece arrabbiato degli anni 70. New horror francese, la nouvelle vague horror francese, chiamiamola così, perdonatemi la semplificazione. Io ho amato moltissimo la Horde, ad esempio, cerca di riscrivere, sta riscrivendo un po' le regole di questo genere così importante, perché è un genere in qualche modo puro, che dietro anche la sua matrice di serie B ci riesce a regalare tanto dal punto di vista di riflessione sociale, di approfondimento psicologico, di riflessione sulla politica, sul mondo contemporaneo. E quindi in realtà l'horror non è solo qualcosa che spaventa, ma è qualcosa anche che si presta a delle interpretazioni metaforiche molto molto interessanti. Qui ci troviamo di fronte a un Letterface, cioè a un ennesimo capitolo della saga di Non aprite quella porta, creata negli anni 70 dal mai abbastanza compianto Otto Cooper, che proprio recentemente ci ha lasciato. Purtroppo questo 2017 è un anno nefasto, perché oltre a Otto Cooper ricordiamo anche Romero, insomma ci ha purtroppo lasciati. Due anni fa abbiamo perso Wes Craven, quindi i quattro grandi padri del new horror americano statunitense degli anni 70-80, cioè Wes Craven, Tobe Hooper, Romero, capostipite con La notte dei morti viventi, e John Carpenter, ovviamente, che hanno creato tutti e quattro saghe immortali: Nightmare, Non aprite quella porta, e ovviamente Halloween, oltre che La notte dei morti viventi, il grande Romero, dicevo, anche insomma, tre di questi quattro purtroppo ci hanno lasciato. Tobe Hooper però in questo film compare come produttore esecutivo, e è proprio questo che mi ha spinto a venire a vedere il film, perché proprio come omaggio, come ringraziamento, come voglia, insomma, di dire addio a Tobe Hooper, a questo grandissimo cineasta che è riuscito ad esprimersi ad altissimi livelli in diversi film interessantissimi, alcuni dimenticati, che vanno tutti quanti riscoperti. Anche Film TV ha dedicato a Tobe Hooper, insomma, un approfondimento interessantissimo in queste settimane. Dicevo, Letterface si inserisce all'interno di questo filone di Non aprite quella porta. È l'ottavo film di questa saga, anche se non tutti e otto sono ovviamente legati alla storia di Letterface. Poi magari ne parleremo meglio quando, in qualche aggiornamento, se recupererò qualche altra cosa di questa saga. Diciamo che questo Letterface si discosta parecchio in senso positivo dagli ultimi capitoli, diciamo così, prequel e reboot che ci sono stati recentemente, e che non mi hanno convinto fino in fondo, anche dal punto di vista iconico, anche da un punto di vista di messa in scena, anche da un punto di vista di regia. Da questi punti di vista, cioè da un punto di vista meramente stilistico e meramente diciamo così, anche di approccio di regia, questo film Letterface è un film interessantissimo, perché i due registi francesi dimostrano, insomma, di avere coraggio, di andare fino in fondo, di non tirarsi indietro dinanzi anche al gore, anche agli aspetti più estremi. Necrofilia e sadismo riescono ad essere messi in scena con grandissima efficacia, e soprattutto ci troviamo di fronte ad una idea anche di messa in scena, più idee,
di messa in scena interessantissimo, ma anche un'idea di narrazione che potete gustare veramente con grande anche passione, con grande emozione. C'è questo stratagemma per cui ci troviamo una sorta di antefatto della vicenda originale di Non aprite quella porta, cioè dobbiamo capire chi sarà il futuro Jade Sawyer, chi sarà Leatherface, chi sarà la faccia di cuoio, perché ovviamente il nostro protagonista da bambino viene messo in una sorta di riformatorio, di manicomio per ragazzi, per giovani. C'è una fuga da questo riformatorio, da questo manicomio, e bisogna capire chi è, perché i nomi sono cambiati, hanno cambiato i nomi a questi ragazzi, e quindi lo spettatore non sa chi è Jade. I due registi sanno giocare su una certa idea e una certa fisionomia e una certa anche aspettativa del pubblico, che tendenzialmente, vi renderete conto, sarà portato a cercare il Leatherface in un personaggio. Poi ci saranno dei depistaggi, poi vi renderete conto forse che questi depistaggi erano finti, poi insomma è interessante come questo gioco a individuare chi sarà Leatherface, non vi voglio dire niente, è in qualche modo accattivante, in qualche modo affascinante. Però se vogliamo, da questo punto di vista io, anche se ho apprezzato questa parte centrale, mi chiedo che senso ha però tutta questa operazione, che senso ha questa operazione al di là della cinefilia, al di là dell'omaggio, al di là della voglia di confrontarsi con una saga che ha certamente appassionato anche i due registi, però veramente tanto talento, voglio spiegarmi bene, tanta perizia, tanto coraggio e tanta anche diciamo così competenza registica può avere valore se viene solamente utilizzata per un gioco del genere, che diverte, ci mancherebbe, che dice anche cose interessanti a livello di significati recontiti, sulla follia, sul rapporto tra pazzie e istituzioni, diciamo così la dinamiche dei personaggi non sono banali, le perversioni non sono insomma ci si confronta con le perversioni nel modo giusto, però dicevo, alla fine una storia del genere poteva essere scritta anche al di fuori della traiettoria tracciata da Non aprite quella porta, cioè una storia del genere poteva appartenere benissimo a un film a sé stante, e se vogliamo lo stesso gioco poteva essere mantenuto con una sorta di antefatto creato ad hoc, senza bisogno di chiamare in causa la saga di Non aprite quella porta. Poteva benissimo, si poteva parlare di un altro serial killer e poi ricostruirne nell'antefatto del film, e poi ricostruirne attraverso il film la trasformazione, la metamorfosi di quella persona che, tornando indietro nel tempo, lo spettatore doveva vedere come arrivava a diventare un criminale, un serial killer, oppure un pazzo, uno psicopatico, eccetera eccetera. Quindi se vogliamo il film sarebbe forse, anzi secondo me avrebbe guadagnato punti e sarebbe stato ancora più efficace se scollato dalla saga, perché forse le cose che non mi hanno dato fastidio, però forse sono passate anche inosservate ai miei occhi, sono state proprio le citazioni o i rimandi anche un po' forzati alla saga, ad esempio questa, la motosega, ecco, parliamo della motosega, come oggetto cinematografico è ormai un'icona, un'icona talmente ingombrante che forse distrae lo spettatore dalle altre importanti idee che i due registi hanno saputo introdurre in questo film. Quindi se vogliamo inserirsi in questa saga si è rivelato anche in qualche modo dannoso per il film stesso. I registi di questo talento, con queste idee, con questo coraggio, forse non hanno bisogno di inserirsi in un solco già scritto, anche perché
ad esempio i due personaggi femminili che troverete nel film, cioè la figlia del poliziotto che compare nel prologo l'infermiera che viene rapita dai ragazzi che scappano dal manicomio, dal riformatorio per malati di mente. Benissimo, queste due figure femminili hanno qualcosa in comune, cioè questa sorta di atteggiamento solidale nei confronti del prossimo, di chi soffre, di chi chiede aiuto. Questa veramente è una rima molto interessante all'interno del film. Si vede proprio la volontà di scrivere un personaggio, anzi due personaggi, e riflettere su quel tipo di atteggiamento, riflettere su quel tipo di rapporto col prossimo, perché poi stride con invece ciò che i due registi vogliono in qualche modo attaccare, quindi delle istituzioni aggressive che invece non hanno nessuna solidarietà nei confronti del prossimo, anzi sono violente, sono avide, sono sadiche loro per prime. Quindi le istituzioni, quindi l'uomo di potere, quindi il poliziotto, anzi i poliziotti hanno un marcio, hanno una corruzione e vengono rappresentati con una cattiveria, con un coraggio, con una un atteggiamento che ricorda certo cinema degli anni 70, che ricorda proprio gli horror di Tobe Hooper, che ricorda proprio l'approccio di quella generazione che non faceva sconti alla società corrotta e alle istituzioni corrotte di una certa America. Quindi se vogliamo, in mezzo al peso, allo scotto che bisogna pagare quando ci si confronta con un mito come quello di Non aprire la porta, se vogliamo la citazione più bella, più interessante, è quella riguardante il Texas, perché il Texas è stato da Tobe Hooper rappresentato, descritto e criticato senza veramente nessuno sconto, nessun tipo di compromesso, nessun tipo di remora. Benissimo, c'è una battuta stupenda nel film in cui la natura del Texas, cioè quella di essere uno stato votato all'uso delle armi, ecco, benissimo, quella battuta è interessante perché ci dimostra che c'è Tobe Hooper dietro l'operazione e che due registi forse lì sono veramente in grado di fare una citazione che può anche passare un po' in sordina, ma che fa accendere qualche lampadina, fa accendere qualche riflessione allo spettatore più attento, perché è lì che Tobe Hooper voleva andare a parare. E quindi se vogliamo quel tipo di citazione un po' soffusa, un po' dimessa, un po' isolata mi può andare bene. Altri tipi di citazioni invece veramente ingombranti finiscono per fagocitare il film, finiscono per essere talmente attese anche dallo spettatore, anche volute, cercate dallo spettatore che quasi le vuole, che invece poi le cose che i registi cercano di aggiungere di loro rischiano di passare nell'ombra, rischiano di finire in secondo piano. Io ho apprezzato molto il lavoro sul corpo che hanno fatto i due registi nella prima parte del film, soprattutto il corpo femminile, anche la ricerca di un certo tipo di estetica, un certo tipo di attori, evitare un certo tipo di bellezza patinata. Sono tutte cose molto interessanti che, inserite in un film autonomo, slegato dalla saga, avrebbero ricevuto il giusto valore, il giusto riconoscimento, il giusto apprezzamento da parte del pubblico che vuole confrontarsi con l'horror in modo nuovo. Forse, secondo me, abbiamo bisogno di un tipo di horror nuovo che parli una lingua nuova senza avere il fardello di vecchie saghe che ormai hanno detto tutto quello che avevano da dire. E quindi questi due registi sono veramente in grado di fare qualcosa che possa, per importanza, paragonarsi a un De Vich o a un It Follows, anche se qui il gore, lo splatter, il sangue, il massacro, il sadismo, l'eccesso, il parossismo sono armi che magari in quegli altri film, in quegli altri horror più rarefatti non avevamo. Quindi questi registi hanno da parte loro molte frecce, al loro arco molte frecce, e alcune di queste secondo me sono andate a vuoto proprio, ecco, finalmente lo sto dicendo bene il concetto, proprio perché
diciamo, l'ombra della saga in qualche modo ha distratto lo spettatore, distrae lo spettatore e anche fa andare la storia verso dei punti, fa andare verso la storia verso dei sentieri e degli itinerari che senza il fardello della saga sarebbero stati diversi e magari più originali e magari più efficaci e magari più in qualche modo anche al passo con i tempi o addirittura capaci di creare una nuova iconografia, un nuovo immaginario. Quindi avrei preferito meno motosega, meno attesa per questa benedetta maschera di cuoio da indossare e più volontà di creare idee nuove, più volontà di creare un'iconografia nuova, un tipo di horror non stritolato dal fardello di vecchi miti che ormai, ripeto, secondo me hanno compiuto il loro nobilissimo percorso e sarebbe il caso di scrollarseli di dosso. Ripeto, però il film resta godibilissimo, resta anche, si nota come la passione per la saga di Tom Hooper ci sia in qualche modo e quindi chi ha amato quella saga può benissimo divertirsi con questo film e amare anche questo film, ripeto, che non fa sconti, che ha una parte centrale molto buona secondo me, la parte della fuga non è niente male perché c'è anche l'uso delle scenografie che rappresentano il Texas, non è affatto banale. Il film è stato girato in Bulgaria, quindi la Bulgaria utilizzata per rappresentare il Texas non era affatto facile riuscire a fare questa cosa, i due registi ci sono riusciti, la fotografia, se vogliamo, ha un che di texano, ecco, perdonatemi la semplificazione, quindi si presta anche l'uso dei colori e l'uso dei tagli di luce a ricreare quel tipo di paesaggi. Certo, l'occhio più esperto magari potrà notare tante cose che non vanno bene dal punto di vista proprio del paesaggio, dello sfondo alla vicenda. Gli attori, i giovani sono più bravi rispetto ai due veterani, Dolph e Lee Taylor. A Lee Taylor l'ho visto ogni tanto un po' distratto, non credesse veramente nella parte che stava recitando. Questa madre ingombrante, assillante, poteva forse essere resa meglio, non lo so. Il film, insomma, è un film che si lascia vedere, che si può gustare tranquillamente, non è l'horror che cercavo. L'horror del 2017 non l'ho ancora trovato, forse lo ritroverò qualcosa in un video che mi soddisferà. Però ecco, mentre l'anno scorso abbiamo avuto The Witch, quest'anno ancora non abbiamo avuto il The Witch, almeno io non l'ho visto. Questa è la mia opinione su Leatherface, ditemi la vostra, ditemi cosa ne pensate di questa recensione, commentate di tutto quello che volete, condividete questo video come volete, dite se vi è piaciuto o meno questo mio giudizio, ricordatevi di iscrivervi al canale, salutiamo Silvio che purtroppo non è potuto venire e che tornerà giovedì, insieme verremo qui al Sisto a vedere un altro film, non vi dico quale, lascio aperta una sorta lasciare in sospeso la questione, anzi rispondete a questa domanda: quale film vedremo io e Silvio giovedì? Buttatevi, vediamo se indovinate, ricordatevi di iscrivervi al canale e soprattutto non dimenticate la cosa più importante, cioè pedinatemi.